Buon pomeriggio, ben ritrovati con la voce del Vescovo, rubrica di informazione a cura dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Acireale. La voce è quella di Sua Eccellenza Monsignor Antonino Raspanti, Vescovo della Diocesi Acense e Vicepresidente della CENI. Ben ritrovato, Eccellenza. Grazie. Siamo in Quaresima, seppure da pochi giorni. Ricordiamo che il mercoledì delle cene di quest'anno è stato particolarmente dedicato alla digiuna, alla preghiera per la pace, così come dietro volontà di Papa Francesco. Eccellenza, come vivere in questo periodo che precede la Pasqua in un momento storico particolarmente difficile come il nostro? Sì, dice molto bene. Di per sé è un tempo penitenziale, penitenziale non nel senso di luttuoso o lugubre, ma proprio perché, come dice il Vangelo, quando lo sposo sarà loro tolto, digiuneranno. E lo sposo è stato a noi tolto in qualche modo. È ragion per cui, nella tensione dell'amore verso Cristo, cerchiamo di riformare noi stessi e cerchiamo in tutti i modi di vivere la radicalità che il Vangelo chiede. E questo già di per sé ogni Quaresima è tutto questo. Quest'anno, come lei ha detto, come Papa Francesco ha ricordato, ma come tutti stiamo vivendo, siamo flagellati e addoloratissimi da questa ferita tremenda che è inferta a tutto il genere umano, perché la guerra, con le sue logiche irrazionali, per quanto ognuno cerca di dare le sue motivazioni, Papa Francesco ha detto chiaramente: non viene da Dio, non è nei disegni di Dio, e la guerra sta flagellando il genere umano e speriamo che si contenga, non si allarghi e cose simili. Per cui non può essere slegata la nostra Quaresima dall'esigenza di da chiedere a Dio la giustizia e da cercare di costruirla noi nel nostro piccolo, perché chi costruisce la giustizia nel suo piccolo contribuisce alla pacificazione, alla riconciliazione universale. Nel chiedere appunto la riconciliazione e la fraternità, il riconoscimento. Purtroppo si litiga sempre tra fratelli, da Caino e Abele è sempre stato così, e la guerra è proprio questo litigio tra fratelli, nel non sapersi riconoscere per mille ragioni e non sapere apprezzare l'altro. Quindi penso che debba essere un esercizio di si vuole silenzio, si vuole più preghiera. E allora deve essere non solo star muti, ma riflettere, comprendere le parole che gli altri, l'altro, il fratello dice per cercare più la stima che la disistima. Si vuole aprire la borsa dell'elemosina e questo in queste settimane ci è certamente richiesto, come già abbiamo cominciato a fare, per sovvenire ai rifugiati, a chi ha di meno, proprio dei fratelli dell'Ucraina, attraverso le mille raccolte di vario genere, economiche spesso, si vuole naturalmente un pizzico di digiuno. Ecco, allora questo sforzo che uno fa con se stesso è una volere attirare l'attenzione di Dio affinché abbia pietà di una umanità che ancora una volta purtroppo vive le sofferenze di essere incatenata ai propri peccati, ai propri errori, ai propri egoismi, alle proprie sopraffazioni. E noi dobbiamo chiedere veramente pietà a Dio affinché abbia compassione di noi e tocchi i cuori di chi ha responsabilità, di tutti quelli che hanno responsabilità, per indirizzarli verso il dialogo, la pace e la riconciliazione. Quaresima per i fannulloni alla scuola dei Sarti è un piccolo ma importante testo che da quando lei, Sua Eccellenza, è qui, è il nostro pastore, presenta ogni anno in cattedrale. Una guida giorno per giorno, questo libro, nei 40 giorni che precedono la Pasqua. Sono delle piccole pillole di riflessione. E nella quarta di copertina, quest'anno, sono riportate delle parole di Papa Francesco che dicono: vivere una quaresima con speranza significa ricevere la speranza di Cristo, che dà la sua vita sulla croce e che Dio resuscita il terzo giorno, pronti sempre a rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi. La speranza. È proprio questo tempo di guerra, speranza, è veramente. La Pasqua è festa della speranza perché la morte non è l'ultima parola, perché Cristo risorge, è vivo, promette
forte e addirittura l'impegno, l'anticipazione, la caparra di una strada che percorreremo tutta l'umanità, quindi di una speranza oltre la vita terrena. Questa volta davvero morte e risurrezione, morte e vita si affrontano, guardando ai tanti morti, sia civili ma anche ai soldati, perché si contano le vittime civili, ma non è che i soldati non sono uomini come noi, in tutto e per tutto figli di alcune mamme, di alcuni papà, di mariti, padri. Ecco, la morte e la vita si affrontano. E se la Pasqua ci dice che l'amore si è lasciato crocifiggere perché la vita trionfasse, allora probabilmente il nostro esercizio non è soltanto quello di fare un po' di penitenza per noi stessi, per riformarci, ma di imparare uno stile di generosità in cui siamo disposti, anche un po' più disposti, a fare un passo indietro perché la vita, perché c'è l'altro. Cristo ha fatto il passo indietro perché tutta l'umanità andasse avanti. Non è forse questo l'esempio per i cristiani in modo particolare, soprattutto per la missione dei cristiani, della Chiesa? Prendere a volte delle umiliazioni, a torto o a ragione, riuscire a sapere fermarsi o appunto tacere e fare un passo indietro, ma perché altri vincano, cioè abbiano speranza, abbiano futuro, abbiano gioia, abbiano fiducia. Ecco, spero che l'esercizio quaresimale appunto non sia soltanto un esercizio chiuso, privatistico, di alcuni che ci facciamo nelle nostre case, ma diventi esercizio di responsabilità, di rettitudine, di giustizia sociale, negli ambienti anche che tutti noi frequentiamo, e che i cristiani siamo i primi a fare tutto ciò, non attendendo nessuno. E su queste parole di Sua Eccellenza Monsignor Aspanti concludiamo qui la nostra puntata. Vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo Sua Eccellenza per essere stato con noi, vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Grazie.